Radio Radicale, siamo con il deputato Zoffili della Lega per parlare della manifestazione che si è svolta oggi a ridosso delle votazioni sulla legge di bilancio. Allora, com'è andata la manifestazione? Mi sembra che Piazza del Popolo era gremita, si parla di 80.000 presenze. La manifestazione è stata positiva. Salvini ha detto che resterà al governo 5 anni, ma ha anche detto che rivendica anche un ruolo per la trattativa con l'Unione Europea. Allora, su quanto è stato detto, purtroppo, dato che siamo impegnati nei lavori d'aula, ho sentito ben poco e adesso siamo in fase di dichiarazioni di voto, quindi siamo impegnati nei lavori parlamentari. Quindi tra poco guarderò quanto è stato detto, siamo riusciti a staccarci per pochi minuti dall'aula in corteo con i deputati della Lega, ci siamo portati in Piazza del Popolo dove c'era un oceano di gente, i deputati della Lega. Tra la gente, in mezzo alla gente che è arrivata da nord a sud, c'erano anche, ho visto tantissimi sardi, io mi sto occupando anche della Lega in Sardegna, dalla Sicilia, da Como, da Torino, da tutta Italia, per un'attestazione di stima e di fiducia, nei confronti della Lega, nei confronti del suo segretario federale, del ministro dell'Interno Matteo Salvini, che da quanto sto leggendo dal palco ha raccontato i fatti e gli impegni presi in questi primi mesi di governo. Ecco, ritiene che l'impegno di legislatura possa reggere rispetto, ad alcune divergenze che abbiamo visto anche in legge di bilancio su come affrontare alcuni temi come l'ecotassa? Ritiene che questo riesca poi a essere superato nel corso dei mesi successivi? Assolutamente, ogni tanto quando ascolto le radio e guardo telegiornale o TV, tante cose vengono assolutamente ingigantite. Quando la Lega stringe una mano, la Lega mantiene le promesse. E prima di tutto poi le nostre promesse le manteniamo con i cittadini italiani e quando usciamo da questo palazzo e siamo per le strade tra la gente, i cittadini ci dicono di andare avanti. Quindi un po' tutti, e lo dico un po' anche in modo costruttivo, anche voi giornalisti, un po' meno nel palazzo e fuori, nelle strade, in mezzo alla gente, e ad ascoltare i cittadini che amano Matteo Salvini. La ringrazio moltissimo, ringrazio l'onorevole Zoffili della Lega, grazie.